In attesa del derby di Milano che io vivo con un'ansia assurda, ragazzi. Non potete capire, io praticamente già adesso non riesco più a dormire, perciò ho voluto veramente analizzare questo Milan per poter capire quale tipo di squadra affronteremo il prossimo weekend e sono onesto con voi, attualmente un grande Milan. Non solo perché lo dice la classifica, anche in questa partita, secondo me, a parte gli ultimi 15 minuti dove sono andati un po' in difficoltà, però sono anche stati in inferiorità numerica. A parte questo, una vittoria secondo me assolutamente meritata, maggior parte della partita anche dominata. Vorrei particolarmente sottolineare la grande prestazione di un giocatore e fa strano, fa veramente strano farlo, e soprattutto i miei connazionali della Volkswagen si staranno mangiando le unghie. Amici, sto parlando di Kjær. È strano in una partita così, dove Ibrahimovic segna il suo gol 400, una cifra assurda considerando tutti i campionati dove ha giocato, segna un gol, una punizione, guadagna un rigore. Nonostante ciò, io dico che Ibrahimovic secondo me non è stato il man of the match. Ha fatto una buona partita, assolutamente sì, segnato gol, grande Ibrahimovic, ok, ma secondo me il man of the match è stato Kjær. Kjær oggi, amici, è stato devastante, soprattutto se consideriamo che fisicamente ci sono giocatori più forti. Abraham, attenzione, fisicamente è più forte di Kjær, è più giovane, è più rapido, e nonostante ciò, con questo gioco posizionale devastante, è riuscito ad annullarlo completamente. Una prestazione perfetta. Come difensore centrale una prestazione migliore non la puoi fare, e mi ha ricordato specialmente le parole di Julian Nagelsmann. Amici, da italo-tedesco vi porto anche spesso video sulla Bundesliga. Il Bayern ha fatto questa figuraccia assurda, la figuraccia del millennio, una roba del genere nella mia vita, ho 26 anni, non era mai capitato. Il Bayern ha perso 5-0 contro il Borussia Mönchengladbach, Upamecano ha fatto una partita vergognosa, e io mi ricordo benissimo le parole di Nagelsmann dopo la partita, che disse: Upamecano, che prima aveva sempre fatto delle prestazioni perfette, ha un problema. Upamecano fisicamente è forte, ma non è devastante, non è un Van Dijk. Upamecano è molto giovane, molto motivato, ambizioso, entra nei contrasti con coraggio, con voglia, con determinazione. Ma il problema qual è, amici miei? Se tu da attaccante su 4 contrasti vinci 2, hai fatto una grande partita. Se tu da difensore centrale su 4 contrasti vinci 2, hai fatto una partita pessima. Il problema è che contro giocatori che fisicamente sono forti come te, o forse sono più forti rispetto a te, tu non devi entrare nei contrasti, perché poi fai una figuraccia. Upamecano ha fatto questo, 50% dei duelli li ha anche vinti, li ha stravinti, ma in qualche duello ha fatto una figura pessima, e quello incide. Se tu sei un difensore centrale, anche se sono solo uno o due contrasti che perdi, fai una figura pessima. Perciò Nagelsmann ha consigliato a Upamecano di giocare più con l'occhio, con il gioco posizionale, di anticipare palloni, di non andare sempre nei contrasti, soprattutto quando affronti un avversario devastante fisicamente, come in questo caso Embolo. E oggi, secondo me, Kjær ha fatto proprio questo. Fisicamente inferiore, per esempio, ad Abraham, ma con il suo gioco posizionale ha annullato tutto. Tutto, anticipato tutto. Questo mi ha veramente impressionato, amici. Questo mi ha impressionato, lo so. Alcuni adesso dicono: già, non siamo già al minuto 4, stai parlando di questi dettagli. A me piace analizzare il calcio, amici, a me piace anche, diciamo, osservare queste cose. Certo, potrei adesso dire qui: grande Ibrahimovic, gol 400, gli faccio i complimenti, assolutamente sì, ma io guardo anche altre cose, amici. E spesso nel calcio, secondo me, si guarda troppo solamente lo spettacolo, spesso dei dettagli non si vedono. Per esempio pallone d'oro, no? Dove vincono sempre quelli che segnano più gol, però secondo me il calcio non è solo questo. Torniamo però ad Ibrahimovic, che ha segnato questa punizione. Secondo me grande errore di Patrizio lì in porta. Amici, fa il primo passo sbagliato e poi rimane immobile, e alla fine è stato il suo angolo. Cioè, questo è il corner del portiere, lo devi parare, non ci sono scuse. La palla non va sotto il muro e la palla non va attraverso il muro, la palla passa da te, è il tuo angolo. Certamente il Milan molto furbo, perché hanno messo sempre un giocatore proprio davanti al portiere della Roma. Dopo hanno avuto un'altra punizione colpita da Theo Hernandez, se non mi sbaglio, dove
dove anche lì Krunic prova, diciamo, un po' a destabilizzare il portiere, si abbassa all'ultimo secondo, però lì Patrizio, meno male, non fa questo step sbagliato, nella direzione sbagliata, rimane nel suo corner della porta, perciò ovviamente con la palla la prende. Però, amici, ripeto, il gol è bello di Ibrahimovic, tiro secco, tiro violento, intelligente da parte di Ibrahimovic, però il portiere, secondo me, ha sbagliato, assolutamente, assolutamente sì. Beh, amici, che vi devo dire? Analizzando un po' questo Milan, in attesa di questo derby, io vedo una squadra giovane, una squadra piena di entusiasmo. Questo Milan, onestamente, lo era già nell'ultima stagione. Anche nell'ultima stagione avevano iniziato bene, con tantissime vittorie, poi dopo sono crollato. Forse, non lo so, io non posso prevedere il futuro, posso solo dire le mie opinioni, forse una squadra più maturata. Forse, spero di no da interista, ma forse un Milan che è riuscito a mantenere un po' queste caratteristiche che hanno le squadre giovani, che hanno fame, che hanno entusiasmo, che lottano per ogni palla che altre squadre non lo fanno, e mettendo un po' di parte, diciamo, l'aspetto negativo di una squadra giovane che spesso non è matura. Probabilmente il Milan è maturato sotto questo punto di vista, ma questo ce lo farà vedere il campionato, che ovviamente è ancora molto molto lungo. Una Roma, ripeto, che mi ha deluso, amici, mi ha deluso. In primo tempo Rui Patrizio è stato il quarto giocatore che ha giocato più passaggi, dai amici, il portiere. Una Roma senza un tiro in porta nel primo tempo, Mkhitaryan è uscito dopo 45 minuti, partita pessima, mai entrato nella partita. Abraham solo 10 volte toccato la palla nei primi 30 minuti. Primo tempo ho visto una Roma nervosa, ho visto una Roma che discute molto, ho visto una Roma che non riesce ad entrare in questa partita. Prima dell'intervallo, alta punizione, quella di Theo Hernandez, questo l'ho già detto, amici, anche lì Krunic copre la vista, si abbassa, questa volta Rui Patrizio però non commette l'errore. Poi nel secondo tempo Ibrahimovic segna una doppietta, palla alta, diagonale, bellissima, Ibrahimovic taglia, c'è però poi il fuorigioco, e adesso arriviamo al rigore che ha fatto un po' discutere. Vi dico subito la mia opinione. Allora, Ibáñez colpisce la palla, assolutamente sì, perciò io questo rigore non l'avrei dato. Altri però adesso diranno sicuramente, Gianno, ma prima del contatto di Ibáñez che colpisce la palla, gioca la palla, c'è un altro contatto leggero dove lo prende da dietro con la gamba, ma proprio leggerissimo. Io vi dico, amici, in altri campionati questo rigore secondo me non lo danno. In Italia invece sì, perché in Italia ormai sono 48 rigori già prima di questa giornata, ancora non compreso tutti i rigori di questa giornata. Danno tanti rigori in Serie A, perciò non è adesso stato un errore clamoroso da parte dell'arbitro. È una situazione sensibile, cioè alcuni lo danno, alcuni non lo danno. Io che dico, beh, Ibáñez cosa deve fare in quella situazione? Gioca la palla e c'è un contatto minimo, ma non è un contatto che butta dietro, cioè gioca la palla, corretto, con il piede destro, quello non è rigore. Con il piede sinistro invece prima colpisce leggermente l'avversario, lì uno potrebbe dire vabbè, allora per questo è rigore, e diciamo questo contatto leggerissimo c'era prima dell'altro contatto. Io però dico non è possibile, amici, entrare in un contrasto senza contatto fisico, cioè c'è sempre un po' di contatto fisico con questo maledetto VAR. Lo dico veramente un po' adesso in generale, trovi sempre un contatto, perciò non è adesso un errore clamoroso, non è adesso uno scandalo, però è un rigore sicuramente leggero che io non avrei dato, onestamente. E nonostante ciò rimane la delusione della Roma, perché il gol era meritato, il risultato in quel momento era meritato. Il Milan, amici, la Roma ha fatto il suo primo tiro in porta al minuto 73, un tiro per le statistiche, un passaggio proprio per il portiere del Milan. La Roma oggi assolutamente non mi è piaciuta, a parte adesso gli ultimi minuti dove poi ovviamente hanno dato tutto, dove c'era di nuovo la speranza, gli devo anche dire bravi, altri forse avrebbero già mollati, però a parte questi ultimi minuti, 2-1, poi El Shaarawy, 8 giocatori in aria, grande come hanno qui occupato i spazi. Brava la Roma, ripeto, che non molla. Perez, amici, secondo me è entrato molto bene in questa partita. Forse Pioli con i cambi, non so se ha sbagliato, ma ha mandato un segnale chiaro di ritirarsi molto.
tre difensori centrali, catena 5, alto mediano, Leao tolto, un giocatore fisico che ti può sempre dare un po', ti può sempre fare un po' respirare. Perciò secondo me Pioli, vuoi adesso parlare di errore, però ha rischiato molto, ha mandato proprio un segnale chiaro di ritirarsi completamente, va bene, lo so, stava in inferiorità numerica, ma quello ovviamente ha dato di nuovo fiducia, coraggio, speranza alla Roma. Amici, questa è stata un po' la mia analisi. Ultima stagione del Milan, partito con 10 vittorie e 4 pareggi, poi dopo è crollato. In questa stagione mi sembra un Milan più maturo. Vediamo cosa succederà. Spero che mi sbaglio. Un abbraccio a tutti, sempre viva il calcio e aspetto le vostre opinioni sotto i commenti.